Buongiorno e benvenuti all'ultimo appuntamento di Researchers at School Digital Edition, la serie di webinar dedicati alla fisica moderna, rivolti a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado organizzati dai laboratori nazionali di Frascati dell'INFN. Nella lezione di oggi parleremo di particelle elementari con Chiara Opedisano. Chiara è fisico sperimentale, ha conseguito laurea e dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino ed è ricercatrice all'INFN dal 2005. Il principale ambito di ricerca riguarda le interazioni di ioni pesanti ultra-relativistici per lo studio della materia nei primissimi istanti dopo il Big Bang, in particolare dello stato della materia in cui quark e gluoni erano liberi, il quark gluon plasma. Attualmente fa parte dell'esperimento Alice al collider LHC del CERN. Ha collaborato in passato con attività di ricerca sulla diagnosi precoce di noduli tumorali polmonari. Si occupa di divulgazione scientifica proponendo attività di laboratorio nelle scuole primarie e seminari nei licei. Vi ricordo che potete scrivere le vostre domande nella chat e durante la presentazione risponderemo ad alcune di queste. Chiara, a te la parola. Buongiorno a tutti. Allora, mi è stato chiesto di farvi un'introduzione alla fisica delle particelle. Per iniziare a parlare di fisica delle particelle volevo solo ripassare con voi alcune unità di misura che ci serviranno e che useremo a piene mani. E innanzitutto le potenze di 10, perché in fisica siamo abituati a parlare di tera, giga, mega, chilo, fino a mega penso che siate abituati a usarle anche voi quando fate i problemi di fisica. Se sentite parlare di tera electron volt, che adesso andiamo a spiegare cosa sono, vuol dire che siamo all'ordine di 10 alla 12, giga 10 alla 9, quindi un miliardo di volte l'unità di misura di cui stiamo parlando è mille miliardi di volte l'unità di misura. Ovviamente se ci addentriamo, come faremo, nel mondo dell'infinitamente piccolo, avremo le unità di misura con i sottomultipli, quindi milli, micro, nano, pico, che sono 10 alla meno 3, alla meno 6, alla meno 9, alla meno 12. Ma questo sicuramente lo sapevate già. L'unità di misura che useremo sia per l'energia che per la massa nel mondo delle particelle è l'unità, gli electron volt, che avete sicuramente già definito nel vostro corso di studi. E come ho scritto qui, un electron volt viene definito generalmente come l'aumento di energia di un elettrone che si muove nel vuoto tra due punti posti a un metro di distanza, dove abbiamo applicato una differenza di potenziale di un volt. Allora, se facciamo il conto, un electron volt sarà uguale a Q carica dell'elettrone, quindi 1,6 × 10⁻⁹ coulomb, è la differenza di potenziale che per definizione è un volt. E arriviamo così a definire un electron volt, che è 1,6 × 10⁻⁹, le potenze di 10 joule. E al contempo potete traslare tutte le informazioni che vi vengono date in electron volt in joule o convertire un joule in electron volt per vedere, ad esempio, l'energia potenziale gravitazionale che avete al decimo piano di un palazzo, quanti electron volt corrisponderebbe. Va bene? Questi ve li lascio lì come referenza. E un'ultima cosa di cui avremo bisogno, se ci concentriamo sulla parte sotto, teniamo, come ho scritto, teniamo nel taschino queste informazioni, dobbiamo ricordarci che le particelle sono degli esseri un pochino bislacchi e quindi si comportano o come particelle come possiamo pensare noi dalla fisica classica, quindi come un minuscolo corpo che si sta muovendo, ma hanno delle proprietà ondulatorie. A seconda di come le descriviamo possiamo usare le grandezze che descrivono la particella o l'onda ad essa associata. Questo lo vedremo perché a un certo punto andremo a calcolare qual è la lunghezza d'onda che ci serve per andare a studiare dentro alle particelle. Ora, queste cose di nuovo non è necessario che in tutti i momenti vi siano presenti, ma in alcuni momenti ve le richiamerò. Ora, se partiamo dalla definizione delle particelle, cosa sono? Le particelle vengono dette subatomiche, vuol dire che sono più piccole degli atomi, ovviamente, come ben sapete. Atomi, qui vi ho messo una tavola periodica con gli atomi che conosciamo, gli atomi sono tanti, le particelle sono anch'esse moltissime, però dobbiamo prima, diciamo, spaccare l'atomo per andare a vedere di che cosa è fatto. Quindi partiamo dalle particelle subatomiche, cioè quelle che si trovano dentro l'atomo. Come sicuramente avrete già visto, se no lo vediamo insieme, l'atomo è fatto da una parte centrale, il nucleo, che contiene la gran parte della massa, come scoprì Rutherford,
che a sua volta è composta da neutroni e protoni. Questo ovviamente è un disegno, non è in scala, quindi prendiamolo come un aiuto qualitativo per comprendere quali sono i costituenti dell'atomo. I protoni sono quelli che ho disegnato in rosso, hanno una carica elettrica positiva, i neutroni, che ho disegnato in blu, hanno una carica elettrica nulla. Hanno invece una massa molto simile. E il grosso della massa sta lì. Gli elettroni, che hanno una carica elettrica negativa e quindi ci servono per dare all'atomo, che sapete ha carica elettrica totale neutra, bilanciano la carica elettrica positiva dei protoni, per cui abbiamo lo stesso numero di protoni ed elettroni, e stanno in una nuvola intorno al nucleo. Una nuvola che rappresenta il fatto, come ci hanno spiegato i fisici quantistici, rappresenta il fatto che io un elettrone non so bene dov'è in un certo momento, ma ho una certa probabilità che sia in un punto qui, una probabilità che viene calcolata e che mi dice dove è più probabile trovare l'elettrone. Quindi qui ad esempio la curva verde scura è più probabile trovare gli elettroni, un livello di energia più vicino al nucleo, quindi uno stato fondamentale dell'atomo. Allora, le dimensioni di questo atomo sono sorprendenti, tanto per incominciare, perché qui sono questi puntini che forse spero vediate, ci dicono più o meno quali sono le dimensioni di un atomo, che è tutta la zona grigia che sto passando adesso con il puntatore, dell'ordine di 10 alla meno 10 metri, quindi un'unità di misura che si chiama Armstrong in fisica. Il nucleo sono questi pallini qui al centro, è circa 100.000 volte più piccolo dell'atomo. Gli elettroni sono ancora più piccoli del nucleo di 1.000 volte. Quindi stiamo veramente guardando qualcosa di più piccolo dell'atomo, ma non solo, se voi guardate questi puntini che cosa occupano nel volume totale dell'atomo, cioè, vi rendete immediatamente conto che occupano uno spazio piccolissimo, tutta la parte che qui è grigia. È vuota, quindi gli atomi sono fondamentalmente vuoti. Infatti, con un paragone che spesso si fa prendendo queste misure dell'atomo, del nucleo e dei componenti del nucleo e dell'atomo, se si pensa di ingrandire le dimensioni di uno stadio da calcio, che avete ben presente, allora i protoni sarebbero come delle formiche, come dimensioni, e gli elettroni avrebbero le dimensioni di una pulce, di un pidocchietto che gira nello stadio. Quindi immaginatevi uno stadio riempito da una manciata di formichine e un po' di pulci qua e là, non è una bellissima immagine, però insomma ci dà un'idea di come l'atomo sia sostanzialmente vuoto e di come l'ordine di grandezza delle particelle subatomiche, quindi protone e neutrone, sia molto più piccolo di quello dell'atomo. Quindi protone e neutrone hanno una dimensione dell'ordine di 10 alla meno 15 metri, che nella tabella iniziale non c'era, ma è un'unità di misura che è stata chiamata in onore di Enrico Fermi. 10 alla meno 15 viene chiamato Fermi, quindi dove voleste scriverlo con unità di misura scrivereste un Fermi. L'elettrone è ancora più piccolo. Questa differenza di dimensione tra protoni, neutroni ed elettroni portò a una ricerca molto importante negli anni 70 per valutare se il protone fosse una particella fondamentale o una particella composta da altri mattoncini fondamentali. Perché ci interessa scomporre tutto? Beh, se ci pensate dai tempi di Democrito, che la natura umana è curiosa di capire quale sia l'unità fondamentale che costituisce la materia intorno a sé. E an anche negli anni 70, quando avevano scoperto gli elettroni, protoni e neutroni, volevano capire se ci fosse qualcosa dentro. Allora, qui, come vi avevo detto, se vado veloce o avete dei dubbi, per favore scrivete pure le domande, così ci chiariamo man mano. Come vi avevo detto, Rutherford scoprì il nucleo, probabilmente ne avete parlato anche a scuola, e il nucleo, che ha una dimensione dell'ordine di 10 alla meno 14 Fermi, lui lo scopre lanciando delle parti, lanciando, non è proprio, accelerando, bombardando, parola non proprio bella in questo momento, delle particelle alfa, cioè dei nuclei di atomi di elio composti da due protoni e due neutroni, contro una lamina di oro, quindi atomi di oro, queste particelle alfa avevano un'energia cinetica di 5 mega elettron volt, quindi vi ricordate l'unità di misura, sono 10 alla 6 elettron volt, 5,5 mega elettron volt, e questo gli permette di andare a risolvere, o cioè di riuscire a distinguere qualcosa di più piccolo della struttura atomica. Com'è possibile? È una domanda più che lecita.
Allora, qui dobbiamo ricordarci, come vi ho detto prima, che la particella si può computare come onda o come particella. E De Broglie, un fisico brillantissimo, ci diede questa formula in cui ci dice che la lunghezza d'onda della radiazione, cioè della funzione d'onda associata alla particella, si può calcolare facendo il rapporto tra una costante, che è la costante di Planck, che qui vi ho riportato con varie unità di misura perché può essere utile averla sia in joule per secondi che in elettron volt per secondi, diviso il momento o quantità di moto della particella. Ora, volevo fare il calcolo con voi per farvi vedere come mai Rutherford è il primo che riesce a vedere questo nucleo. Allora, se noi abbiamo l'energia cinetica, volevo scrivere, ma è più comodo se guardiamo insieme questa slide. E si può definire come pi quadro diviso 2 volte la massa. 2 volte la, perché sapete che l'energia cinetica è 1/2 di mv quadro. Se al posto di v quadro sostituite pi quadro su m quadro, semplificate m e ottenete questa formula. Da cui potete ricavarvi, nota l'energia cinetica che noi conosciamo, 5,5 m delle particelle di Rutherford, potete calcolarvi qual è la quantità di moto, il momento di quelle particelle, viene dell'ordine di 100 mega elettron volt su C, altra costante. Allora, se vogliamo calcolare lambda, prendiamo il valore di H, che è questo, dividiamo per pi e troviamo, facendo tutti i conti, che di nuovo avete qua, potete verificare che io non abbia fatto degli errori, troviamo qualcosa che viene dell'ordine di circa 10 alla meno 14 metri. Guarda caso, proprio le dimensioni dell'oggetto che io voglio andare. Anzi, che Rutherford non sapeva che esistesse, ma che riesce ad andare a studiare. Per studiare, questo subito capirete che per studiare il protone, che abbiamo visto essere più piccolo, 10 alla meno 15 metri, per studiare il protone devo avere una radiazione che abbia, per avere una lunghezza d'onda minore, andare a vedere qualcosa di più piccolo, deve avere una quantità di moto, un momento maggiore, perché H è costante. Quindi se io voglio diminuire la lunghezza d'onda, devo assolutamente, l'unico modo che ho è aumentare pi, ovvero aumentare l'energia cinetica delle particelle con le quali vado a sondare, che vado a lanciare su quello che voglio studiare. Questo spero sia chiaro. Quello che si riesce a fare negli anni 60-70, in particolare lo fece questo fisico Robert Hofstadter, che lavorava in California nei laboratori di Slack, era avere un'energia maggiore, quindi prima 200 MeV, quindi molto, era 5 MeV, vi ricordo quello di Rutherford, e poi fino a 1 J. Riesce a vedere le distanze, vedete, dell'ordine di 10 alla meno 15 metri, quindi andare a risolvere, diciamo noi, è un po' come quando avete un telescopio, dovete, per andare a risolvere una cosa molto piccola, per vedere un virus molto piccolo, dovete avere un potere risolutivo maggiore rispetto a quello che usereste per studiare una formica, per capirci. Quindi riesce a studiare il protone e si rende conto che il protone ha una dimensione che misurò dell'ordine di 0,74 fermi e guardate che questa misura in realtà non è così diversa da quella che si farebbe con i sistemi, insomma, sperimentalmente adesso e quindi non è puntiforme, è molto più grande dell'elettrone e questo è l'articolo che lui pubblicò, in cui pubblicò questi risultati dicendo che il protone poteva essere composto da altre particelle fondamentali. Qui però la fisica sperimentale deve arrestarsi un momento perché non si riusciva a progredire e ad aumentare ulteriormente l'energia, quindi andare a vedere la struttura interna del protone. Quando il fisico sperimentale non arriva, spesso il fisico teorico si mette seduto a pensare a fare dei conti e infatti, scusate, sono andata. Esatto. E questi due fisici qua, due fisici teorici che vi ho messo nella loro gioventù quando elaborarono la teoria di cui vi parlo, e qui invece Danzi e Anotti, un po' per farvi vedere che i fisici invecchiano abbastanza bene e soprattutto con allegria, loro supposero che il protone fosse formato da 3 particelle che chiamarono quark, perché uno di loro due, questo Gell-Mann, stava leggendo un libro di James Joyce in cui c'era questa parola che lo colpì particolarmente. E dicono che devono esistere 3 quark, up e down, che stanno, i nomi purtroppo non sono proprio molto evocativi, up and down, cioè su e giù, e strange, strano, di questi 3 quark che loro prediccono. E dicono che up and down compongono neutroni e protoni, mentre questo strange era un quark che doveva essere nelle particelle che ci arrivavano dai raggi cosmici.
Però, mi direte voi, il protone ha carica elettrica, abbiamo detto, positiva più 1, dove l'unità è la carica elettrica elementare, quella dell'elettrone. L'elettrone meno 1, il protone più 1. Ma se una particella di carica elettrica più 1 è composta da tre particelle, la cui somma delle cariche per la conservazione della carica elettrica deve fare più 1, vuol dire che queste tre cariche saranno per forza di cose frazionarie. Quindi un livello di astrazione molto alto perché fino ad allora non si erano mai osservate in natura delle cariche elettriche frazionarie. E questo fu una teoria. Ora, per alleggerire un attimo il mare di cose che vi sto raccontando, questa è la macchina del signor Gell-Mann e sapete che in America si può mettere la targa che si vuole, questa è la sua targa, quindi lui fu uno proprio innamorato della sua teoria. E aveva ragione. Perché dopo qualche anno, quando si riuscì a salire ulteriormente con l'energia, sempre allo Stanford Linear Accelerator in California, si scoprirono proprio i quark up and down che stavano dentro al protone. Si scoprì che il protone era formato da tre quark. E se fate di nuovo il conto che vi ho fatto prima, mettendo a denominatore 17 GeV su C, invece che il GeV singolo, avevamo prima solo un GeV, vedrete che la lunghezza d'onda va a diminuire e arriva a una dimensione più piccola del protone. Quindi da quello che abbiamo raccontato fino ad ora bisogna trarre due importanti punti. Uno è che più la cosa che voglio studiare è piccola, più devo salire in energia. E quindi prima di aumentare fino a 17 GeV potevano solo immaginare che il protone fosse composto da particelle più piccole. La seconda cosa è appunto che quando salgo in energia posso avere delle sorprese e vedere che una particella che mi sembrava potesse essere una particella fondamentale in realtà è composta da particelle più piccole. E questo fu proprio quello che accadde in quel periodo. Quindi i primi quark a essere scoperti furono l'up e il down, che qua vi riporto con, vedrete tre dati nelle particelle che vi riporto. Uno è la massa, che come vedete qui, adesso lo vedremo, è piccolina la massa dei quark rispetto alle altre particelle. La carica, che è effettivamente frazionaria, come deve essere, perché se devo sommare e fare 1, avrò 2/3. Ho due quark up e un down, quindi ho 2/3, 2/3, meno 1/3, che fa 1. E poi ho quest'altra proprietà che è lo spin delle particelle, che è una proprietà di nuovo intrinseca, di cui oggi non parleremo tantissimo. Però, come molti di voi sapranno, le particelle hanno questa proprietà, si dice che ruotino su se stessa o in una direzione oraria o antioraria, in realtà ne una vera e propria rotazione di una particella, perché come abbiamo detto, le particelle sono un po' particolari. Quindi con questi due quark si è andato avanti a cercare, non ci si è fermati, si è andati avanti a cercare perché ci si aspettava di scoprire il quark strano. Però si poté formulare una teoria nella quale il protone e il neutrone erano composti da tre quark. In particolare, il protone, come vi ho già anticipato, è composto da due quark up e un quark down, e il neutrone invece da un quark up e due quark down. Quindi sono simili, ma nella composizione, perché sono composti da tre quark, ma la differenza grossa sta nella somma delle cariche, che qui è 0, perché se voi riguardate la cosa di prima, abbiamo 2/3, una meno 1/3, meno 1/3, perché abbiamo due down, e quindi fa 0. E mentre il protone ha carica più 1. Quindi questa domanda, quale sarà la carica elettrica, in realtà ve l'ho già chiesta nella slide precedente. E poi vedete che qua ci sono delle specie di molle che li tengono insieme, i tre quark. Queste molle sono un modo per raffigurare delle particelle particolari che si chiamano gluoni, dall'inglese glue, che vuol dire colla, che tengono insieme i quark all'interno di protone, neutrone e di tutte le particelle composte da quark, che in una parola sola chiamiamo adroni. Quindi, oltre ai quark, si scoprì anche questa particella gluone. E quindi la nostra tavola periodica, se volessimo ridisegnarla in termini di costituenti fondamentali, dovremmo ridisegnarla, qui lo faccio solo per l'atomo di idrogeno, mi perdonerete, ma è più semplice, come, non come protone ed elettrone, ma come tre quark e un elettrone.
Ovviamente sarebbe un po' complesso andare a rappresentare l'ultimo atomo stabile, ad esempio l'uranio, perché dovremmo mettere 92 protoni, 92 elettroni e un bel numero di neutroni, quindi sarebbe abbastanza complesso. Però è importante saperlo, perché molte delle proprietà delle particelle e dei composti di quark dipende proprio dal fatto che sono dei composti di particelle elementari, che sono i quark. Molto bene, però non è finita qua, perché come vi dicevo si andò avanti a sperimentare e nel 1970 alcuni fisici, tra cui il nostro Luciano Maiani, introducono un modello teorico che ha bisogno di un altro quark. E i fisici che hanno questa fantasia sfrenata, dopo averli chiamati up and down, strange, lo chiamano charm, il quark affascinante, che viene scoperto nel 74, contemporaneamente da due esperimenti, uno dei due è condotto da questo fisico che è Ting, si chiama, è un fisico molto famoso perché oltre ad aver vinto il Nobel per la scoperta del quark, adesso è il leader di un esperimento che sta sulla stazione spaziale AMS, del quale se ho tempo vi farò vedere una foto dopo. Nel 1973, quindi parecchi anni fa, ma non così tanti, viene ipotizzata l'esistenza di altri due quark, e qua con i nomi proprio c'è un botto di fantasia, perché dopo up and down, strange e charm, li chiamano top e bottom, cioè diciamo in sommità e sul fondo. Il quark bottom fu osservato pochi anni dopo al Fermilab in un esperimento, il quark top fu scoperto soltanto nel 1995, sempre al Fermilab. Qui vedete uno degli eventi nei quali fu scoperto il quark top, quindi fu cercato molto più a lungo e adesso vi farò capire perché è più difficile da trovare. E qui abbiamo la famiglia al completo dei quark che conosciamo. Abbiamo quindi up and down, charm and strange, top and bottom. Però tutta la materia ordinaria che è intorno a noi, tutti gli atomi, sono composti essenzialmente da questi due quark, up and down, che stanno nei protoni e nei neutroni, e dagli elettroni. Tutti questi altri quark, per produrli, come vi farò vedere, dobbiamo o andare ad un acceleratore delle particelle, oppure possiamo trovarli nei raggi cosmici che ci arrivano dallo spazio, come ad esempio il quark strange. Allora, ricapitolando, questi quark sono particelle fondamentali che interagiscono tra loro attraverso l'interazione che noi chiamiamo forte. La chiamiamo forte perché è molto forte effettivamente come intensità, ma è forte su distanze molto piccole, ovvero è forte sulle distanze dell'ordine di 10 alla meno 15 metri, dove i quark stanno insieme legati a formare il protone e il neutrone, legati, come vi ho detto, da questa particella chiamata gluone, dall'inglese glue. Ora, non andiamo troppo nei dettagli, ma è un'interazione particolare, come vedremo, cercheremo di approfondire. Quindi, se mettiamo insieme questi quark, insieme alle particelle che si conoscono, alle altre particelle che si conoscono, abbiamo questa foto di famiglia, in cui vedete, allora, in viola abbiamo i sei quark, di cui vi ho parlato più diffusamente. In verde abbiamo la famiglia dei leptoni, ovvero la famiglia degli elettroni, che guarda caso è composta anche lei da sei membri. L'elettrone, il muone, che è un cugino, diciamo, un po' un ciccione dell'elettrone, perché se guardate le masse abbiamo 0,511 milioni di elettronvolt per l'elettrone e c'è quasi 106 milioni di elettronvolt per il muone. E infine un cugino ancora più massiccio che ha una massa di 1,78 giga elettronvolt. Quindi passiamo, vedete, da meno di un mega elettronvolt, meno di un milione, a più di un miliardo. Una grande differenza in massa. E poi, sempre in questa famiglia, abbiamo i tre neutrini, uno per ogni, diciamo, per ogni sapore di particella, che vedete sopra, quindi il neutrino dell'elettrone, il neutrino del muone, il neutrino del tau. Questi neutrini di nuovo ci arrivano in grandi quantità dalle sorgenti astrofisiche, dal Sole. Un modo che piace tanto ai fisici per studiare i neutrini, ad esempio, riuscire a
a rivelare l'esplosione di una supernova, perché questa emette moltissimi neutrini. I neutrini sono terribili da rivelare. Adesso vi farò vedere qualche tecnica di rivelazione, perché sono sfuggentissimi, interagiscono poco, interagiscono solo debolmente, e per vederli è necessario attuare delle tecniche un po' particolari. Poi però, come vedete, ci sono altre particelle qua. Allora, il rosso o arancione, quello che è, queste particelle qua sono quelli che vengono chiamati i bosoni, bosoni vettori, bosoni che vengono scambiati nelle interazioni. Partiamo dall'interazione che in genere è più nota anche per esperienza diretta e per studio di anni di fisica alle superiori, il fotone. Il fotone sapete che è il pacchetto fondamentale della luce ed è la particella che viene scambiata nelle interazioni elettromagnetiche. Quindi, se una carica positiva e una carica positiva o negativa interagiscono elettromagneticamente, si stanno scambiando un fotone. Il gluone, come abbiamo detto, è la particella che tiene insieme i quark e quindi è la particella che viene scambiata nel caso che l'interazione sia forte. Infine abbiamo tre bosoni, che sono il bosone Z e il bosone W, ho detto tre, anche se sono due, perché il bosone W può essere con carica elettrica positiva o con carica elettrica negativa. Queste sono le particelle che vengono scambiate nell'interazione debole. Quindi abbiamo interazione elettromagnetica, interazione forte, interazione debole. Manca una, alla fine poi forse avrete una domanda su questo. E poi avete l'ultimo nato, perché ha solo 10 anni, è un piccolo neonato per noi, è il bosone di Higgs, che ha delle proprietà che sono ancora attualmente studiate all'LHC, perché essendo appena stato scoperto si cerca di studiarlo e caratterizzarlo sempre più dettagliatamente. Se guardate le masse, che vi ricordo è il primo numerino in questa tabella, vedete che gluone e fotone hanno una massa nulla, mentre gli altri bosoni, questi Z e W, hanno una massa che è quasi 100 miliardi di elettron volt, quindi molto diverse. Questa è una cosa sulla quale mi piacerebbe farvi vedere graficamente, come la massa delle particelle fondamentali sia estremamente variabile. Quindi, se voi guardate qua, i fotoni, i gluoni hanno massa nulla, però se non avessero fatto almeno quel punticino rosso, noi non l'avremmo neanche visti. I neutrini hanno una massa che non è nulla, ma è molto molto piccola. E poi man mano abbiamo gli elettroni, i quark, e se andiamo nel mondo dei quark, il quark up ha una massa molto piccola, il quark down leggermente più grande, fino ad arrivare al quark top. Pensate che il quark top ha una massa che è maggiore di quella di un atomo di oro, quindi un atomo di oro che ha 97 protoni, 97 elettroni, l'elettrone ha una massa piccola. Il quark top, che è una particella fondamentale, in realtà è grande quanto alcuni atomi. Questa è una cosa sempre sorprendente. E i tre bosoni, che vi ho appena detto, quelli che erano in rosso anche nella slide precedente, anche hanno una massa abbastanza grande. Anche il bosone di Higgs. Quindi queste cose sono inizialmente non erano comprese. Il meccanismo che spiega la massa di queste particelle è il cosiddetto meccanismo di Higgs, del quale oggi non parleremo diffusamente, ma è la colpa della particella di Higgs se ci sono particelle più magre, ma più particelle più massive, sostanzialmente. Quello che invece su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è la somma dei quark che compongono il protone e il neutrone. Perché? Abbiamo detto che nel protone ci sono due quark up e un quark down. E sappiamo, perché il protone è una particella fondamentale che conosciamo, no, non fondamentale, scusate, una particella che conosciamo molto bene, che la sua massa è di 938,2 milioni di elettron volt. Ma se mettiamo insieme la massa dei tre quark costituenti, quindi due up e un down, dobbiamo fare 2 per 2,3 più 4,8. Viene un valore che è 9,4 MeV. Ma la massa del protone è 938 MeV, quindi questo è veramente è un 1% sostanzialmente della massa che deriva dalla massa dei quark. I gluoni hanno una massa nulla. Quindi se io faccio semplicemente la somma algebrica delle masse e componenti,
Non capisco più nulla, perché le masse dei quark up and down sono molto più piccole e i gluoni hanno massa nulla. Quindi c'è qualcosa che non va. Questo qualcosa che non va fu studiato, è stato studiato fino a pochi anni fa e ancora adesso abbiamo delle cose non comprese in realtà. Se voi tagliate a metà come si può tagliare un melone, il protone come si pensava che fosse negli anni 80, trovereste dentro tre quark. Adesso pensiamo che per descrivere la massa del protone, immaginiamo che ci sia dentro il protone non solo i tre quark che vengono detti di valenza, cioè i tre quark che danno le caratteristiche generali alla particella protone, ma tutto un insieme di altre coppie di quark, antiquark e altri gluoni, e tutto messo insieme questa nuvola, questo mare che c'è lì dentro, genera la massa del protone. Allora, voi direte, e da dove le tirate fuori? Solo per far tornare i conti? In realtà è una cosa che ci ha insegnato uno dei fisici più famosi dello scorso secolo, cioè Dirac. Cioè Dirac e anche Einstein, perché Dirac ci insegna non soltanto che esistono le antiparticelle, quindi che, cosa sono? Sono particelle con le stesse caratteristiche delle particelle che noi conosciamo, quindi ad esempio se ho il protone avrò un antiprotone che ha la stessa massa, ma tutte le altre caratteristiche opposte, quindi se il protone ha carica più 1, l'antiprotone ha carica meno 1, se il protone gira con spin più un mezzo, l'antiprotone girerà con spin meno un mezzo. È un concetto un po' complesso, ma è l'unico modo per spiegare che Dirac trova, e viene poi verificata sperimentalmente, per trovare un'equazione di, adesso non so se si vede, ma un'equazione quadratica dell'energia, quindi come se voi aveste x quadro uguale a 0, ma quell'x è l'energia, e sapete che ha due soluzioni, una positiva e una negativa, ma l'energia negativa in fisica prima di allora non era mai stata considerata una soluzione fisicamente plausibile. Quindi Dirac dice che in realtà sono stati in cui la materia è antimateria, e quindi Dirac ci dice che dentro al mare che noi pensiamo sia vuoto in realtà, si possono creare delle coppie per un piccolissimo istante, delle coppie particella e antiparticella che non violano nessun principio di conservazione, perché l'energia totale è conservata, come se aveste un mare con delle piccole gocce qua e là, ma mediamente il livello dell'acqua, della superficie dell'acqua, rimane costante. Quindi questo è un po' complesso, ma per spiegarvi che in realtà dentro il protone c'è un caos totale, non sono tre particelle come classicamente potremmo pensare, ma c'è tutto un insieme di particelle, quark, antiquark e gluoni che danno origine alla massa del protone. Ovviamente lo stesso discorso vale per il neutrone. Non si può parlare di particelle senza parlare di interazioni, perché come vi ho detto ci sono questi bosoni che sono i mediatori dell'interazione, quindi abbiamo il gluone per l'interazione forte, il fotone per l'interazione elettromagnetica e i tre bosoni W+, W- e Z0 per l'interazione debole. Volevo ricordarvi soltanto che l'interazione forte, se diciamo che la sua intensità sia 1, la definiamo come 1, effettivamente è la più forte perché l'elettromagnetica è un centesimo, se l'interazione forte è 1, l'elettromagnetica è un centesimo, l'interazione debole è 1 su 10 alla 13, quindi è molto meno intensa. Però dobbiamo ricordarci che i raggi d'azione sono molto diversi, perché l'interazione forte è quella che vince e tiene insieme dei protoni in un nucleo. I protoni non è facile tenerli insieme perché hanno tutti carica elettrica positiva. Voi sapete benissimo che cariche elettriche dello stesso segno tendono a respingersi per la legge di Coulomb. Quindi su distanze dell'ordine del nucleo vince, diciamo, l'interazione forte. Ma se andiamo su distanze più grandi, vince l'interazione elettromagnetica e infatti abbiamo che gli elettroni orbitano intorno al nucleo perché l'interazione elettromagnetica tra l'elettrone negativo e scusate, i protoni positivi, l'elettrone negativo detto, e i protoni positivi è di natura elettromagnetica. Quindi la scala su cui la materia è stabile
determina qual è la forza che sta vincendo, che è preponderante in quel raggio di azione. Quindi se io sto guardando il nucleo, è l'interazione forte, quella che la fa da padrone. Se io sto guardando l'intero atomo, c'è l'interazione elettromagnetica che tiene insieme gli elettroni. Tutte le particelle che vi ho fatto vedere qualche slide fa qui, se le uniamo con una freccia blu nel caso in cui esse interagiscano tra loro, vedete che si crea la foto di famiglia, viene disordinata perché le particelle cariche interagiscono tutte tramite scambio di un fotone, e quindi i quark vi ho detto che hanno una carica elettrica, i leptoni, le particelle. Elettrone, muone e tau hanno una carica elettrica e quindi si connettono attraverso il fotone e anche il W+, W-. Quindi questo è un po' un ricercare l'albero genealogico oltre alla foto di famiglia e le interazioni tra i vari componenti della famiglia. Però è interessante perché ci dice, ad esempio, invece che allora, le particelle che interagiscono elettromagneticamente sono di entrambe le famiglie, leptoni e quark. Mentre le particelle che interagiscono per interazione forte, quindi scambiandosi il gluone, sono soltanto i quark, che sono le particelle elementari che formano le particelle che vi ho detto composte, che si chiamano adroni. Ora, per vedere una particella, che cosa devo fare? Ho due possibilità. O studio i raggi cosmici che mi arrivano dallo spazio e quindi tipicamente si metto un rivelatore di particelle sotto, ad esempio, sotto una montagna o sotto il mare per andare a vedere, dipende da cosa voglio studiare. Se voglio studiare i muoni, che sono della famiglia dei leptoni, scusate, sono questi qua, questi muoni, se voglio studiarli, mi metterò sulla cima di una montagna dove arrivano in gran numero dalle radiazioni cosmiche. Se voglio studiare i neutrini, che invece sono quelli che vi ho detto interagiscono soltanto con bassa probabilità, andrò sul fondo sotto una montagna, perché a quel punto schermo tutti questi muoni passano soltanto i neutrini e cerco di rivelare i neutrini. Oppure un altro modo è quello di andare a lavorare a un acceleratore di particelle. Un acceleratore di particelle, grazie alla formula di Einstein, è uguale mc quadro. Io do dell'energia a due fasci di particelle, le faccio scontrare e tutta l'energia dell'urto sarà resa disponibile per la creazione di nuove particelle. Quindi c'è un metodo, diciamo, più passivo, sfrutto le particelle che mi arrivano dal cosmo, e un metodo un po' più attivo, costruisco un acceleratore, accelero particelle, ne creo di nuove e le vado a studiare. Due approcci un po' diversi, ma usiamo un po' le stesse tecniche di rivelazione, come vedete. Allora, io lavoro in acceleratore, quindi forse ho più vi racconto un pochino come si fa agli acceleratori. Il primo acceleratore di particelle lo vedete qui nella mano del suo ideatore, il professor Lawrence di Berkeley, e aveva un diametro di 12 centimetri e poco più. Lo vedete qua, questo era lo schema proprio disegnato in un articolo del 1930. L'acceleratore al momento più grande e che va a più alta energia è l'LHC del CERN di Ginevra. Non so se siete riusciti ad andare, in questi anni è stato un po' difficile andare a visitare l'LHC. Questo ha una circonferenza di 27 km, come vedete, vicino al lago e passa dal territorio svizzero a quello francese ed è sottoterra, ovviamente. Se siete interessati ad andare a vedere e a sapere più fatti, più dati tecnici, avete qui un link a disposizione e questi sono gli estremi, diciamo, di acceleratori che vi racconto. Quando avete l'acceleratore, create queste particelle in una collisione di fasci di particelle accelerate alla stessa energia, dovete poi rivelarle, quindi dovete fotografare queste particelle che vengono prodotte. Allora avete bisogno di rivelatori di particelle, che sono effettivamente quasi come delle macchine fotografiche, è un po' riduttivo chiamarle macchine fotografiche perché, come vediamo, non danno solo un'immagine, ma ci permettono di misurare le quantità più importanti delle particelle. Ora, un rivelatore funziona, vi ho fatto un'analogia con la luce perché è semplice da comprendere. Abbiamo una sorgente luminosa, un oggetto su cui la luce si riflette e il rivelatore è il nostro occhio. Questo è un fotorivelatore, uno dei migliori che io conosca. Funziona in maniera simile con le particelle. Abbiamo un acceleratore che accelera le particelle, che mando contro
qui c'è una targhetta, vuol dire un bersaglio fisso, oppure contro un altro fascio di particelle come l'LHC, e poi metto un rivelatore di particelle per andare a vedere cosa è stato prodotto in questa collisione. Per rivelare una particella devo far sì che lei interagisca con il materiale del mio rivelatore. Quindi le particelle cariche interagiscono molto facilmente perché interagiscono, sono cariche, quindi interagiscono attraverso interazioni elettromagnetiche, oppure gli adroni, quindi i protoni, interagiscono con interazioni elettromagnetiche o adroniche. I fotoni sono, vi ricordo, particelle neutre, quindi non hanno cariche elettriche, quindi e anche i neutrini devo avere delle tecniche un pochino differenti. Allora, beh, qui è un'analogia su varie tracce, però è proprio un po' così, cioè ogni particella ha delle peculiarità che vengono sfruttate per cercare di comprendere che particella sia che è passata nel mio rivelatore. Ad esempio, vi faccio un esempio. Se voglio misurare la carica, cosa faccio? Per identificare la carica di una particella metto un bellissimo magnete. Particelle con carica positiva per la forza di Lorentz vanno in una direzione perché F uguale QV esterno B, quindi avrò che le particelle positive vanno in una direzione, le particelle negative vanno nella direzione opposta. Quindi inizio determinando il segno della carica. Per misurare il momento, quindi abbiamo detto massa per velocità, utilizzo di nuovo un campo magnetico. Metto dei rivelatori in cui posso registrare la posizione della particella che sta passando, un magnete in mezzo, utilizzo la amatissima forma di Lorentz, amatissima dai fisici delle particelle, e qui vi ho fatto il caso più semplice. In genere il fisico cerca sperimentalmente di trovarsi nelle condizioni più semplici, anche se a volte non è così facile, però se uso V perpendicolare a B posso scrivere forza MA uguale a QVV. E quindi, se fate i conti, vi viene fuori che il momento è uguale a Q, la carica della particella, di cui il segno l'ho determinato con il magnete, perché particelle cariche in un segno, con una carica andranno da una parte e le altre dall'altra, per B, che è il valore del campo magnetico che ho messo io il magnete, quindi lo so, per il raggio di curvatura, dove il raggio di curvatura è misurabile da questi rivelatori di tracciamento. Quindi ho la carica. Ho il momento della particella, misuro la velocità. Per misurare la velocità è molto più semplice di quanto si pensi, metto due rivelatori che mi diano una misura di tempo precisa, quindi quando passa la particella fa scattare una specie di cronometro e la ferma quando passa nel secondo rivelatore. So la distanza a cui li ho messi e faccio banalmente veramente la distanza diviso beta per C, cioè la velocità della particella, perché mi ricordo che se l'ho accelerata molto viaggia a velocità prossime a quelle della luce. Una volta che ho velocità, massa, scusate, velocità e che ho misurato prima carica e momento, mi sono ricavata la massa e questo è il gioco, è fatto. Ho identificato la particella, so tutto di lei. Ora, se avanza ancora un minuto, sono andata un po' lenta, ma vi faccio vedere, ad esempio, questo è un apparato sperimentale disegnato ovviamente, in cui qui avviene la collisione e come vedete abbiamo dei piani in cui viene misurata la traccia dove è passata della particella per ricostruire il raggio di curvatura della formula per ricavare il momento. Poi si mettono degli strati di rivelatori diversi, qui abbiamo un chiamiamo calorimetro elettromagnetico, in cui sostanzialmente fermiamo completamente i fotoni, gli elettroni, le particelle che interagiscono elettromagneticamente e ne misuriamo l'energia. Poi mettiamo uno strato in cui fermiamo le particelle cosiddette adroniche, protoni, neutroni e tante altre particelle che si chiamano pioni, caoni, e ne misuriamo l'energia. Rimangono solo gli sfuggentissimi muoni. Gli sfuggentissimi muoni mettiamo un bel muro di ferro, perché così cerchiamo di far passare solo più loro, così tutti i rivelatori messi dopo il muro di ferro siamo certi che misurino i muoni. E abbiamo caratterizzato tutte le particelle che vi ho fatto vedere, tranne i neutrini. Neutrini ai rivelatori di particelle è molto difficile, a quel punto devo spostarmi nella fisica dei raggi cosmici. Queste sono foto di apparati sperimentali come quello che vi ho fatto vedere nel disegno e vedete come sono enormi rispetto a un essere umano. Anche qui avete un essere umano, quindi sono molto grandi, dell'ordine
Questa è Alice, l'esperimento cui lavoro io, è più di 5 metri l'altezza di questa cosa rossa che è il magnete, questo è un grandissimo magnete. Però vi finisco con questo, questo invece è l'esperimento AMS di cui quel ricercatore, quel professore, il professor Ting che studiava, che ha scoperto il quark charm, lavora adesso. È montato sulla stazione spaziale, come vedete da questa immagine. Qui vedete un selfie che si fece il nostro Luca Parmitano e riflesso nel suo casco abbiamo un proprio AMS, questo esperimento che vuole studiare la radiazione che arriva dal cosmo e in particolare fa degli studi molto interessanti. Ma se voi guardate com'è composto un rivelatore che mando nello spazio, alla fine non è così diverso da un rivelatore che metto sottoterra agli acceleratori, perché ho questi piani arancioni in cui vado a fare il tracciamento, cioè a registrare la posizione in cui passa la particella, perché avrò un campo magnetico che fa la curvatura, così misuro la quantità di moto, e poi ho degli altri rivelatori nei quali misuro l'energia persa. Quindi vedete che queste tecniche alla fine si applicano anche in contesti molto diversi. E quindi io credo che il mio tempo sia scaduto. Prima di dare spazio alle vostre domande, vi lascio con questa bellissima frase di Hawking che ci fa non solo ridimensionare la nostra presunta grandezza di esseri umani, ma ci fa capire quanto anche studiando le particelle, che sono una cosa piccolissima, che per molti potrebbero essere forse insignificanti, in realtà noi stiamo cercando di capire qualcosa in più ed è il fascino di fare i fisici, secondo me. Quindi spero abbiate un sacco di domande, perché purtroppo avrei voluto raccontare molte più cose, ma non si può in 45 minuti e spero di non avervi annoiato. Grazie. Grazie a te Chiara, grazie mille per questo bellissimo talk. Allora, ricordo che ci possono, le studentesse e gli studenti ci possono scrivere le domande nella chat. È arrivata una domanda via mail: come viene misurata l'energia delle particelle? Benissimo, allora l'energia delle particelle si misura in queste cose che vi ho detto si chiamano calorimetri, proprio perché, allora vediamo se ho una spiegazione piccola, eccola qua. Allora, per misurare l'energia delle particelle ho questi calorimetri. Cosa devo fare? Per misurare tutta l'energia di una particella io la devo fermare, finché non l'ho fermata ho una misura imprecisa. Allora devo mettere un materiale molto denso per farla frenare, per farla interagire. Però nel materiale denso devo mettere, che sarebbe quello qui esemplificato in rosso in questo schema, in mezzo gli metto ad esempio una barretta, una striscia di materiale che noi chiamiamo attivo, cioè nel quale veramente misuro l'energia attraverso la luce che perde, la luce che producono queste particelle lì dentro, attraverso vari processi che posso utilizzare. E quindi ho materiale denso in cui la particella frena, materiale attivo in cui misuro la sua energia, misurandola qua, qua, qui, qui, a vari stadi, riesco poi ad avere una ricostruzione di tutta l'energia che perde quella particella. Se la particella scappa dal mio rivelatore, dal mio calorimetro, ne ho misurato una parte dell'energia, quindi avrò un errore un po' più grosso sulla sua energia. Va bene lo stesso, ma se riesco a fermarla, la misura è molto più precisa. Questo è un esempio di un fotone da 250 gev che entra in un calorimetro, vedete che fa una specie di, si chiama sciame, no? Quindi perde la sua energia in questo fiotto. Qui invece un protone di 250 gev, quindi la stessa energia, vedete che l'energia è un pochino più sparpagliata. Quindi anche a seconda della particella che entra ci sono diverse tecniche per misurare bene la sua energia. Chiara, ci chiedono se ci sono differenze sia a livello di costruzione che di risultati nel caso nel costruire un acceleratore nello spazio e quello del CERN. Allora, beh, quello del CERN ormai i macchinisti li chiamiamo, è un bruttissimo nome, però le persone che ci lavorano lo comandano a bacchetta, diciamo così, e stiamo ottenendo dei risultati fantastici, più o meno fantastici, ma insomma noi siamo abbastanza soddisfatti. L'idea di costruire un acceleratore nello spazio credo che sarebbe il sogno di qualsiasi fisico, perché le energie raggiunte dai raggi cosmici sono molto più grandi di quelle che noi riusciamo a raggiungere in laboratorio. Quindi, come vi raccontavo, se io cercassi ad esempio di studiare cosa c'è dentro i quark,
chissà mai che ci sia qualcos'altro di più piccolo, dovrei salire tantissimo in energia. Andare nello spazio sarebbe il sogno di ogni fisico. Però c'è un però che l'acceleratore LHC, se si guasta un pezzo, scendiamo 100 metri sottoterra e ci sono delle persone in grado di ripararlo. Mandandolo nello spazio ci sono dei problemi perché non riusciamo ad andare nello spazio ogni momento per aggiustare un magnete, o per, insomma, diciamo che ci piacerebbe molto, ma la tecnologia al momento non ce lo consentirebbe in nessun modo. Però sarebbe il sogno di chiunque di noi, perché andremo all'ordine del, se tornate alla slide delle potenze di 10, andremo all'ordine del peta electron volt, che è un nome che suscita sempre molta ilarità, ma è parecchio ordine di grandezza maggiore di quello raggiunto da LHC attualmente. Sulla Terra abbiamo dei progetti per degli acceleratori che vanno a energie molto più alte, che si saranno, sono in fase di discussione, di approvazione, non solo al CERN di Ginevra, anche negli Stati Uniti, adesso un po' meno, ma è in Cina, per esempio. E quindi si riuscirà a salire in energia, ma mai come per ora non arriveremo all'energia dei raggi cosmici. Quindi è una bellissima domanda, perché effettivamente sarebbe bellissimo studiare quelle energie. Avevamo nominato il quark gluon plasma, se ci puoi dire qualcosa di più. Mi sarebbe piaciuto, perché quella è proprio la ricerca che faccio io, molto volentieri. Vediamo un po'. Allora, la premessa è che i quark e i gluoni nessuno li ha mai osservati da soli, isolati, diciamo, li osserviamo solo all'interno di protoni e neutroni. Quindi questa è una premessa importantissima. Però studiando le origini del nostro universo abbiamo forti indicazioni che inizialmente, circa un microsecondo, qualche microsecondo dopo il Big Bang, l'universo fosse composto soltanto da quark e gluoni liberi. Questi quark e gluoni liberi, man mano che l'universo andava espandendosi e raffreddandosi, si sono uniti tra loro a formare i nucleoni, cioè i neutroni e i protoni. Da allora, niente, non siamo più riusciti a misurarli singolarmente. Però l'idea che è venuta tempo fa è quella di, come nell'acqua, voi se avete vari stati, se siete solidi, aumentate la temperatura, passate a liquido, la aumentate ancora, passate a vapore. L'idea che sta dietro all'esperimento che facciamo noi è quello di prendere la materia nucleare, quindi i protoni e i neutroni dentro a un nucleo, e aumentare tantissimo la loro temperatura facendoli scontrare in collisioni che chiamiamo testa a testa dei nuclei, okay? In cui tanti neutroni e tanti protoni si scontrano, aumenta la temperatura e quello che succede è che aumentando la temperatura i quark e i gluoni per un brevissimo, piccolissimo istante sono di nuovo liberi. E quindi lo scopo dell'esperimento è andare a capire nelle condizioni iniziali dell'universo come si sono formate le varie particelle, per esempio, una delle cose che vengono studiate. E quindi è un po' cercare di simulare un pochino quello che è successo nel Big Bang, come ne vedete nel disegno sopra, ovviamente questa è solo un'immagine, facendo scontrare due nuclei, che qua vedete piatti come se fossero appunto, due piatti, perché siamo a velocità quasi prossime, molto vicine a quelle della luce, quindi sono come due, hanno la contrazione delle lunghezze nella direzione del moto, sono molto, molto stretti. I nuclei, se no, sono in genere sono delle belle palle. E effettivamente produciamo il plasma di quark e gluoni, che però dura pochissimo, e quindi lo studiamo indirettamente, in maniera un po' complicata, però mi fa molto piacere che vi abbia suscitato la domanda, la mia. Dire plasma di quark gluoni abbia suscitato la vostra curiosità. Chiara, potresti suggerire alle studentesse e agli studenti dei libri divulgativi dove poter approfondire questi temi? Sì, beh, allora, una cosa che suggerisco sempre è di abbonarsi ad Asimmetrie, che forse conoscerete già perché sono queste monografie dell'INFN in cui le cose vengono spiegate a un livello molto comprensibile e ci sono vari temi, quindi magari un numero non è così interessante, ma quello dopo vi appassiona, lo leggete anche nel cuore della notte. E poi di libri ce ne sono tantissimi, adesso io a segnalarne solo qualcuno mi sembra ingiusto verso gli altri, però ce ne sono veramente tantissimi. Sulle particelle, uno che a me piace molto è quello del mio amico e collega Marco Del Mastro, e Particelle in famiglia, qualcosa del genere, di, non mi ricordo mai se è Bompiani, okay, che è molto carino. Lui l'ha pensato spiegandolo a sua figlia, ma poi l'ha fatto un po' più complesso, quindi forse è una.
livello di difficoltà per chi si approccia le prime volte alle particelle, però ce ne sono milioni di altri bellissimi. Però se fate una ricerca ne trovate parecchi, eh. E spesso su Asimmetria ci sono anche delle buone recensioni, oppure sul sito scienzapertutti.it anche trovate tantissime recensioni di libri, quindi magari ecco, vi consiglio di andare a vedere le recensioni lì e vedere se ce n'è qualcuno che particolarmente vi attrae, perché poi è molto soggettivo, eh. Quindi. Ok, benissimo. Grazie mille ancora Chiara. Grazie Grazie alle studentesse e agli studenti che hanno partecipato a questo webinar e a tutto il ciclo di seminari. Ringrazio tutto il personale del Servizio Informazione e Divulgazione Scientifica che ha collaborato alla realizzazione di questa serie di webinar, Deborah Bifaretti, Sara Arnone, Elisa Santinelli, Elena Patrignanelli e Sara Reda. E, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, rimarranno nella playlist sul nostro canale, quindi rimarranno a vostra disposizione. Arrivederci e buona giornata.